hai fatto caso che fino a un po' di tempo fa tutti parlavano di Yankee Candle, tutti facevano video haul dedicati alle Yankee Candle, anche video haul grandi con un sacco di candele, un sacco di accessori, e tutti avevano sempre casa piena di Yankee Candle, c'è sempre una Yankee Candle in sottofondo accesa. Ora non ne parla più nessuno, quindi io oggi voglio tornare a parlare di Yankee Candle, perché ho fatto un po' di scorta, non tantissima, però ho trovato delle offerte, degli sconti su Notino e in più voglio condividere con voi i miei ultimi acquisti da Notino e da Sephora. Si tratta non tanto di prodotti di make-up quanto proprio di cura in generale del corpo. E quindi iniziamo subito dal pacchettino. Scusate se ogni tanto abbasso lo sguardo, ma ho comprato un nuovo accessorio per la videocamera che è uno schermo esterno bello grande perché per quanto riguarda le foto riesco a collegare la fotocamera wifi con il cellulare e vedo lo schermo sul cellulare, ma quando registro i video invece questo non lo posso fare e non avendo un doppio schermo sulla videocamera non riesco a capire bene se sono a fuoco, se sto riprendendo, insomma non vedo nulla. Quindi cercando un po' in giro su internet ho visto che esistono questi schermi esterni e quindi ne ho preso uno e lo sto guardando adesso. È bellissimo, bello grande, vedo tutto. Comunque, vediamo che cosa ho preso. Allora, su Notino ho preso un dentifricio molto particolare che è questo. È praticamente di questa marca, che poi sullo schermo vedo tutto al contrario comunque, di questa marca Natura Siberica ed è particolare perché è uno dentifricio praticamente nero al carbone. Allora, la cosa è dentifricio nero naturale sbiancante notte polare e quindi sono curiosissima di provarlo, non l'ho proprio ancora neanche aperto, però mi incuriosiva talmente tanto che ho voluto provare a cambiare rispetto al mio solito dentifricio ed è fatto praticamente con erbe e fiori selvatici. Vediamo un attimo se profuma di menta. Quindi classico, oppure sì, il profumo è di menta normale, però mi attirava troppo proprio per il fatto che è nero e dovrebbe quindi avere questo effetto sbiancante, non lo so, vedremo. Una cosa strana che ho notato su Notino è che ho preso questo set di tre spazzolini morbidi, perché io odio lo spazzolino medio. Quello duro proprio neanche lo prendo in considerazione e mi sono arrivati appunto questi della Meridol, quindi una marca abbastanza famosa, normale, però è tutto scritto in una lingua a me incomprensibile, e non esiste proprio l'italiano da nessuna parte. Ora non è che mi interessi particolarmente perché cioè, le istruzioni di uno spazzolino insomma non mi servono, però è un po' particolare, secondo me credo che sia proprio tutto svizzero perché vedo un CH e CH dovrebbe essere la Svizzera, però appunto o forse sto dicendo una cavolata, non lo so, però è tutto strano. Comunque ho preso anche questo set di tre spazzolini e la cosa particolare è che sul sito questo qui di Notino c'era in omaggio con il mio acquisto questa lip tint liquid lipstick Notino e Nobea, come vedete qui, ed è praticamente questo matte nude, e il colore è il Soft Hearted. Comunque, ed è anche una full size, quindi praticamente non solo ho risparmiato con le Yankee Candle che costavano, che erano scontate, ma ho preso anche questa full size di questo
color comunque non è bruttissimo perché è un rosa antico un po' scuro ed è anche tutto sigillato, questa cosa l'apprezzo tantissimo e quindi sì, c'era anche questo in omaggio, ben venga, è tutto ben accetto. E poi sempre da Notino ho preso questa crema mani che dovrebbe essere molto intensa, CeraVe, che è proprio per mani molto screpolate e vediamo se c'è l'italiano, ovviamente non c'è l'italiano e vediamo se capiamo qualcosa in francese. Idrata, ripara, lenisce e aiuta a restaurare, a ricreare le barriere protettive della pelle. Ci sono tre ceramidi essenziali e l'acido ialuronico e è senza profumo, quindi nutro molta fiducia in questo prodotto. E poi credo che sì, da Notino ho fatto. Poi ho acquistato da Sephora, che non avevo visto, è valido fino al 28 febbraio, mi hanno dato questo buono sconto di 20% sul cioccolato Venchi, che è un cioccolato ottimo e non lo so, vediamo se questo magari lo sfrutto, non ci avevo ancora fatto caso. Da Sephora ho voluto riprendere l'eyeliner perché ho iniziato ad utilizzare l'ultimo che avevo e quindi quando io prendo l'ultimo prodotto che ho in giacenza ne ordino subito un altro e sono andata un po' sul sicuro. Ho voluto riprendere il Tattoo Liner di Kat Von D che io avevo già provato. Io adoro i packaging di Kat Von D, come vedete qui ci sono anche le stelle come quelle che ha tatuate lei sul viso e niente, io i suoi prodotti li sto stra adorando, ne ho provati diversi e tutti ottimi devo dire. E questo pure è un ottimo eyeliner, mi ce l'ho trovata veramente benissimo e quindi l'ho voluto riprendere. Io adoro questo packaging un po' gotico e questo è il famoso Trooper Black, stupendo, buonissimo, nerissimo. Allora, ho voluto prendere una crema occhi un po' particolare, credo è Eye Superfood e questa è Kale, quindi dovrebbe essere il cavolo, aloe, olio di girasole e peptidi, c'è tutto scritto qui e praticamente è questa crema appunto per gli occhi nutriente a base di cavolo, spinaci, aloe, peptidi e questo olio di girasole. Questi nutrienti servono appunto a nutrire e a lasciare la pelle liscia. Vedremo se funziona e la marca è Youth to the People, questa qui, Youth to the People, e nutro molta speranza in questa crema perché non lo so, queste cose fatte un po' così, con tutte queste cose naturali, a me piacciono tantissimo, è nel vasettino di vetro ed è Superfood Eye Cream. Vedremo. Ah, volevo sentire se si sente il profumo, sarà super sigillata. Ok, adesso non la apro, ma comunque non credo che questi prodotti abbiano chissà quali profumi. E poi ho voluto prendere, da ultimo, mi hanno regalato il solito profumino che tanto io non porto, Hugo Reserve, ma non li uso. E poi ho voluto prendere una maschera, perché anche quella che ho la sto appunto finendo, una maschera di quelle Livon, quindi che si lasciano in posa tutta la notte. Allora, ha il suo applicatore, anche se io però queste creme, maschere, preferisco utilizzarle con il pennello. Ho voluto prendere questa di Laneige, perché mi ci sto trovando bene con il detergente viso e quindi ho voluto provare un nuovo prodotto di questa marca. E proprio che mi attirava questo colore viola bellissimo la Laneige, questa è la Water Sleeping Mask alla lavanda, l'ho presa appunto anche perché era appunto alla lavanda e non lo so, mi attirava tantissimo
Amo appunto queste maschere che si lasciano su tutta la notte, ma guardate il packaging, tutto degradé, è bellissimo, è in vetro, no, in plastica forse, plastica, sì, e io trovo che sia veramente bellissimo, anche questo super sigillato, e non l'apro, e comunque dovrebbe profumare di lavanda a questo punto, presumo. E niente, io la adoro, si applica una, massimo due volte a settimana. E questi sono quindi tutti gli acquisti, diciamo, di beauty care che io ho preso. E ora passiamo alle Yankee Candles super super profumate. Ho preso 4 Yankee Candles, 2 jar medie e una piccola, e c'erano appunto degli sconti, per questo ho approfittato. Ho visto questo packaging un po', diciamo, invernale, che ricorda un po' i maglioni, i super maglioni di lana. Questo è al profumo Evergreen Mist, e questa idea che fosse ispirata alla nebbia a me è piaciuta tantissimo subito, perché io adoro la nebbia. Io adoro quella sensazione di aria umida, non lo so, a me la nebbia piace tantissimo, e quindi un po' il colore, questo verde così intenso, sia appunto il fatto che fosse ispirata alla nebbia mi ha attirata subito, e anche il profumo è un profumo che sa di sempreverde, di quegli alberi con, come si chiama? Quella specie di colla, la resina. Ok, secondo me sì, l'odore è di sempreverde e di resina di sempreverde, è buonissima. Mi sto quasi pentendo di avere preso la jar piccola, questa meritava la jar media. Come altra jar, invece, jar media, ho preso questa qua, ispirata a dolcetti. Ho fatto bene a prendere lo schermo esterno, perché a me ogni tanto questa videocamera, non so se c'è qualche impostazione, mi si blocca, mi si ferma dopo 12-13 minuti, quindi io credo che sia un'impostazione, devo controllare, e se non ho uno schermo che me lo dice non mi accorgo, no? Quindi ok, sono ripartita. Ho preso questa qua, ispirata appunto al cibo, perché le profumazioni di Yankee Candle che io adoro sono non tanto quelle floreali, quanto appunto quelle emozionali, quindi quelle che esprimono la sensazione, e il cibo. Sono quelle mie preferite. E questa è la Pecan Pie Bites, cioè io delle Yankee Candle adoro le immagini che ci sono qui davanti, perché esprimono già da sole tutto, e questa è della linea Campfire Nights, e questo, raga, ha un profumo che veramente mangeresti tutta la cera che c'è dentro, perché è fatta di cannella, di spezie, cioè è buonissima, a me piace tantissimo, perché appunto ha questo profumo così di dolcetto, buonissima. E poi ho preso quest'altra vaniglia French Toast. Io non so cosa sia un French Toast, però questa alla vaniglia mi attirava tantissimo, un po' anche per la colorazione. E questa invece è ispirata al Natale, forse anche per questo che era in sconto. Questa è la Magical Christmas Morning, e anche questa non è tanto vanigliosa, ha più un odore che mi ricorda un po' dei semini. Comunque è veramente buona anche questa, perché non ha quell'odore stucchevole dolciastro di vaniglia. Buona anche questa, buona da quasi da leccare. E poi Alpine Christmas Collection,
E questa appunto è ispirata quindi alle Alpi, all'inverno alpino, e questa è la Candlelight Cabin, e quindi questa è ispirata alle notti negli chalet, e questa pure ha un colore argento stupendo, secondo me molto elegante. E questa è più un odore di profumo maschile. Non so, a me ricorda un profumo maschile intenso, sexy. Non lo so, anche questa è qualcosa di buonissimo e particolare. Questa è particolare. Sì, a me ricorda i profumi maschili, però mi potrei anche sbagliare, perché tanto gli odori sono diciamo, ispirano delle sensazioni che sono molto personali in ognuno di noi, perché ognuno poi associa un odore magari a un ricordo, a un qualcosa, e quindi magari abbiamo delle sensazioni diverse a proposito magari di una stessa cosa. Quindi questi sono tutti i miei ultimi acquisti. Ho voluto fare questo video un po' così per provare il nuovo schermino, per vedere se funzionava, ma soprattutto anche per passare un quarto d'ora così spensierato, frivolo, e niente. Quindi vi ricordo che vi aspetto sui social, sotto trovate tutti i link e soprattutto Instagram. E se vi va, iscrivetevi al canale. E niente, io vi rimando al prossimo video. E grazie per aver condiviso i miei ultimi acquisti insieme a me. E alla prossima, ciao.